dico sinceramente, il suo primo intervento mi ha spiazzato completamente, il secondo è un po' più bene a lei, perché il suo intervento iniziale è stato, ci ha dato la palla, ma non ci ha dato il campo dove giocare. Per il secondo intervento è stato molto chiaro e preciso. Ci ha detto ovviamente che anche se assemblee di semplici volessero aumentare la tariffa, è un fatto completamente illegale, giusto che così, perché deve essere modificato, deve essere un fatto legale, quindi ci sarebbe tutto un discorso da fare a monte che ho stato fatto, non c'è. Quindi ci ha riconfermato che la tariffa dello 0,94 non è uscita dal cilindro. È un passaggio fondamentale, determinante, come aumento di arrivare a un qualche cosa da coniugare insieme, però è stato chiarissimo, per cui questo è quello che chiedevo. Quando io dicevo ministro dei sindaci della cultura a spiegarci che cosa, che a 5 a noi richiedeva un aumento, l'avevamo capito. Questo è scontato. Volevo sapere se questo aumento era confortato tecnicamente, se c'era una motivazione, se avevamo l'opportunità di farlo, di non farlo, e lei, con il suo intervento, ha chiarito, in modo chiaro, palese, e per cui al secondo intervento le sono grato, per cui io mi attengo, non conosco le case, non conosco l'aspetto tecnico, per cui io mi attengo a ciò che lei dice, cioè questa è una tariffa provvisoria. La vogliamo anche su un determinato obiettivo da raggiungere conseguentemente, perché non bisogna essere anche responsabili, e chi gestisce il potere deve essere per primo responsabile. I primi interventi non sono stati di responsabilità, i primi interventi che sono scaricati qui è stato un lavarsi le mani completamente, scaricando la palla. Adesso ho capito la sua posizione pubblica, e quindi ne do atto e sono contento. E vi dico anche una cosa, a me personalmente non voglio andare nella discussione della Acea Alto 5, perché è quasi infelice, triste, che un'assemblea di sindaci velatamente, in modo così anche soft, venga richiamata nel dire se si fa questo, si fa e si ottiene altro. Questo non è corretto, non è corretto. Perché io vi dico un'altra cosa, come sindaci, come pubblici amministratori, io vi ribalto a livello di 360 gradi questa affermazione, vi dico, se ci sono i servizi, io sono il primo a votare l'aumento delle tariffe, se ci sono i servizi, e se ci sono i servizi, perché la tariffa di cui noi stiamo parlando oggi, stiamo parlando di niente, perché noi dovremmo oggi prima parlare dei servizi, degli investimenti, di quello che costa tutto quello che è là. E su questo, con un senso di responsabilità alta, siamo pronti anche all'aumento. Ma senza questo, io vi dico l'aumento, non sono pronto, io di fede ne ho uno, e non ne posso, diciamo, come atto automatico, approvare un aumento di tariffe senza sapere di come, quando e perché. Sono 6 anni che sul nostro territorio non c'è un minimo di investimento. Allora, come si fa a giustificare di fronte ai cittadini? Allora, come si fa? Un passo fondamentale di umiltà per entrambe le parti. Di Acerato 5 e dall'Assemblea Sindaci, in cui si intervenne con questa operazione di mediazione di questa tariffa attuale, una progettualità a lungo termine, facendo un passo noi, ma anche l'Acerato 5 ne deve fare 2 passi, deve fare quelli futuri che non l'ha fatto. E allora su questo troverà l'Assemblea dei Sindaci, io sottoscritto, pronta a prendere il loro impegno.